me 16 ore, cioè praticamente quando non dormo. Sì, il mio tempo libero è fatto di up and down, di momenti liberi e momenti di cose, ma libero è un concetto strano perché anche i miei hobby sono fatti il mio lavoro. Sì, ci sono delle cose che non trasformo il lavoro, ma alla fine sono sempre dello stesso mondo, tipo tutta la parte programmazione, comunque continuo sempre a darci un occhio. La parte legata ad esempio al 3D, mi piace moltissimo sviluppare e creare cose in 3D. Gli studi che vedete in televisione sono fatti da me, mi piace proprio tanto quella parte lì e con Blender sono diventato insomma bravino, niente di straordinario, così come mi piace moltissimo il mondo del montaggio video e di tutte le complessità che a volte hai, non del semplice taglio. Cioè, quindi i miei hobby sono anche sono studiare, sono fare queste cose. Il lavoro è alla fine trasformare questo in qualcosa che possa servire a qualcuno. Ecco, quindi la differenza è faccio più o meno la stessa cosa, quello che è hobby non serve a nessuno se non a me, e quello che invece è lavoro serve anche agli altri. Però sì, lavoro sempre, il mio cervello è sempre lì, io penso solo prevalentemente a quello. E poi ovviamente c'è l'altro, il resto della vita, dove il mio cervello mi consente con le sue imperfezioni di dedicarlo anche alla famiglia, io adoro i miei figli e questo. E poi mi piace anche divertirmi in giro, con gli amici, andare a bere, non pensare. Non è che, anzi, quando sono quando è una forma anche di recupero, no? Cioè per me andare fuori in un membership club a bere una cosa, eccetera, in quel momento io, anche se arriva qualcuno che mi vuole parlare di digitale, io tendo a non parlare. È quel momento in cui stacco il cervello, ma per tutto il resto del tempo penso a quello.